Bentornati sul mio canale. Allora, oggi mi stavo girando tutt'altro video. Poi però alla fine ho pensato, vabbè, ma provo queste cose. Giriamo prima questo di video, almeno proviamo novità low cost e high end insieme. Quindi questo è il risultato. Ci siamo truccati insieme, abbiamo provato novità di Lisa Eldridge, di Revolution, di Lotti, di Pat. Cioè, succosità da ogni dove. Low cost e high end appunto. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è Perricone. Non so se avete fatto un giro nella sezione kit di Natale di Perricone, ma ci si può sentire male. Tra l'altro hanno fatto anche il calendario dell'avvento, che... Ok, dunque, i due kit che ho scelto io sono questi. Il primo è il The Greatest Hits, e guardate che bello. Dunque, questo cosa contiene? L'Hypotency Classic Nutritive Cleanser da 60 ml, il Cold Plasma Plus, linea spettacolare, e l'Advanced Concentrated Serum da 7.5 ml, poi la Face Finishing and Firming Moisturizer da 60 ml, quindi full size, e poi avete anche l'Eyelid Lift Serum, che è il siero liftante specifico per liftare la palpebra, da 7.5 ml, cioè la metà del formato vendita. Secondo me questo kit è veramente bellissimo. Qui vedete le foto dei contenuti, del contenuto, sia da regalare che da regalarsi. Avete praticamente una skincare routine completa: detersioni, occhi, siero, crema. Wow. L'altro invece, mi piace tantissimo anche lui, si chiama The Glow Trotter. Che cosa avete all'interno? Dunque, questo, come là nella full size abbiamo quella crema là, e invece qui abbiamo il come si chiama? Aiutatemi. Non abbiamo, scusate, dei full size, perché abbiamo tutte taglie deluxe. Quindi qui puntiamo su taglie deluxe più piccole per avere la full size, qui invece puntiamo su vari prodotti in taglie deluxe, infatti il prezzo è anche più basso. Dunque, abbiamo il Citrus Brightening Cleanser da 60 ml, quindi il formato della detersione si equipara. Poi abbiamo il Cold Plasma Plus Advanced Serum Concentrate da 15 ml, quindi... cos'è, la metà di un formato vendita? Non ricordo il full size quant'è. Poi abbiamo la Face Finishing and Firming Moisturizer da 15 ml. Considerate che tutti questi kit puntano un po' sui top di gamma, i più venduti, i top seller, i più conosciuti, i più amati, eccetera. E poi abbiamo l'Eyelid Lift Serum da 7.5 ml. Quindi che cosa varia? Variano i formati, aspettate, faccio vedere la foto. Variano i formati, ovviamente, e varia la detersione. Questo è il formato usato, la pochette, che è bellissima. E anche qui avete detersione, liftante, occhi e palpebra, crema e siero concentrato, a un prezzo più basso perché parto dal concetto appunto delle taglie deluxe, e comunque sono tutte taglie molto generose. Ripeto, vi ho mostrato questi due a gusto personale, ma ci sono i kit della linea No Makeup Makeup, che c'è quello con il mio primer adorato, quello compatto, e il kit molto bello, con che anche lì la detersione e il lipstick, se non sbaglio. Poi vabbè, c'è il calendario dell'avvento, che è bellissimo, ci sono kit anche tutti dedicati a una linea come la Col Plasma Plus, va veramente a tutti i gusti. Ma la cosa interessante è che mi hanno segnalato che il nostro codice sconto non affiliato Giulia PMD vale al 30% su moltissimi prodotti, tra cui anche kit e bundle, e sapete che di solito i kit sono esclusi, quindi bravo Perricone! Trovate tutti i link qua sotto. Io ringrazio ancora Perricone di aver sponsorizzato la prima parte del video, e adesso andiamo a fare questo trucco insieme. Un bacione. Prima di tutto vi segnalo due cose che mi stanno piacendo un sacco e che ho già provato 4-5 volte. Numero 1, il nuovo Lancome Priming Serum. Allora, non è molto liberamente ispirato a taccia, ma voi lo aprite, avete la palettina con lo specchio e sotto la pasta solida, che è un primer. Perché mi piace molto? È completamente incolore. Perché da un lato è levigante, ma dall'altro è super idratante. Infatti è comunque una pasta siliconica che permette di levigare. Ma cosa mi sono fatta sul naso? Bah. Ma dall'altro lato mi piace molto il fatto che sia idratante con rosa, ialuronico, insomma è una bella formula. E poi mi sta piacendo, allora, chi si ricorda il fatto che io odiassi questo fondotinta? Nel frattempo cercavo il pennello da fondotinta per sistemare il casino che ho sul naso, ma l'ho lasciato di là in bagno. Vabbè, dopo lo sistemo. Comunque, la prima versione di L'Hours di Yves Saint Laurent a me non era piaciuta, su di me era troppo secca, asciugava e prosciugava, ma alcuni di voi mi hanno detto, Giulia, guarda che hanno cambiato la formula, e l'ho ricomprato. Questo infatti si chiama All Hour Foundation Matte Lumineux Long Tenue,
Io ho preso il colore LN3, che per me è perfetto. Questo io lo trovo più coprente del precedente e molto meno asciutto, anzi, prima di cipriarlo ha una finitura quasi satin. Mi piace moltissimo. Ora, io non so se hanno veramente cambiato la formula o se hanno ampliato lo shade range e cambiato il packaging ed è cambiata la mia pelle. Comunque fatto sta che lo sto godendo un casino. Ok, vado un secondo a sistemare sto casino che ho sul naso e poi torno. Ho veramente un sacco di succosità da provare, ma partirei con l'ombretto liquido. Vi avevo detto che ne avrei comprato ed eccolo qua. I nuovi ombretti liquidi di Ilia. Abbiamo visto due mini size nel kit che vi ho mostrato nel video dei kit, ma questo è il colore Juniper ed è un verde oliva matte. Potevo non comprarlo? No. Quindi proviamolo subito e vediamo un po' dove ci porta. Perché oggi... ah, abbiamo anche Miss Lisa Eldridge. Abbiamo un po' di low cost, un po' di high end, tutte novità e quindi godo. Ok, vediamo. Super cremoso come l'altro che avevo provato nel kit. Veramente molto cremoso, veramente un colore pazzesco. Vi prego, datemi l'oliva per sempre. Super super liquido, ma anche molto fresco e idratante. Pigmentatissimo. Il colore lo adoro, che camba fa. Ok, sono partita gasata. Andiamo a fare subito le sfumature. In realtà questa non è una novità, ma è una novità per me. Non ricordo se l'avessi provata in passato, ma quando ho visto questo color scheme ho detto ok, sei mia, questo mostarda, ciao. Poi c'è anche il nero, è una palette di matte secondo me molto molto bella e tutti caldi, ma ci sono anche dei rosa in realtà, però di rosa un pochettino più caldi. Comunque si chiama Dolly Mixture di Doll Beauty e ovviamente io mi lancio in Bailey Liquor, che è un senape, e secondo me, almeno io adoro l'abbinamento, oh sì, io adoro l'abbinamento verde e senape, cioè secondo me proprio è, non lo so, è il mio abbinamento forse preferito al mondo. Il verde, secondo me, col senape sono proprio quei due colori che non puoi sbagliare mettendoli insieme. In realtà io adoro anche il verde oliva con lilla, lo sapete. Ma come ultimamente, non so perché, sto adorando il grigio, tipo gunmetal, con il rosso metallizzato, il borgogna metallizzato. Però, ecco, diciamo che a parte i gusti del periodo, il senape, secondo me, con il verde oliva ci sta veramente splendidamente. Le ho prese tutte le palette di Lisa Eldridge, tranne una se non sbaglio, però devo dirvi che il color scheme che mi ispira di più è Sorcery. Le palette di Lisa Eldridge nascono con un concept di vari finish in ogni palette, ma non sono palette complete dove hai, non so, transizione, punto luce, eccetera. Sono più agglomerati di texture, c'è cioè questo colore nella Sorcery che è, cioè, ma scherziamo, posso svenire. Ma il primo in cui ci lanciamo è questa meraviglia di oliva metallizzato, perché ci sta chiamando. E quindi lo vado a mettere al di sopra del mio oliva, mamma mia che bello, del mio oliva matte. Tuttavia vi devo dire che non tutte le palette di Lisa, sbocciandole, mi hanno rubato il cuore. Allora, lei è una grandissima professionista, quindi insomma questa cosa non sarà mai in discussione. Tuttavia, ecco, dal vivo, viste alcune, le ho trovate meno wow factor di... che viste online, diciamo, mentre questa è obiettivamente molto interessante. Adesso prendo questo verde più ottaneo e lo metto al di sopra, ma all'angolo interno ed esterno, come se volessi giocare con i riflessi dei verdi, in questo modo, vedete? Non è un halo, ma dal vivo soprattutto percepisci dei verdi con dei sottotoni, delle finiture differenti, e rende secondo me la cosa, l'applicazione molto interessante visivamente. Poi riprendo un attimo la Dolly Mixture e trovo, si spera che io lo trovi, dove sei? Eccolo qua, un pennello più piccolo e faccio un mix tra il senape di prima e il marrone scuro e vado proprio nella piega per creare un punto di scuro, vedete? Per dare l'intensità in questa zona, in modo che lo rendiamo anche più smoky. Ho comprato qualche flash crayon di LH Cosmetics e questo è Vega, che è il verdone ovviamente, e quindi lo uso per fare la prima bordatura delle ciglia, perché poi dopo decideremo il da farsi. Tra l'altro vi volevo segnalare il fatto che gli ombretti di Doll Beauty sono molto pigmentati e molto sfumabili,
conoscevo già molto bene la formula perché avevo preso due palette di Natale, cos'era, un paio d'anni fa, che adesso non sono più in produzione, ma sono dei matte stratosferici. In generale gli ombretti li fanno molto bene. È un marchio inglese, in Italia non è super conosciuto, ma grazie a Look Fantastic lo abbiamo. E come dire, anche gli illuminanti sono bellissimi, però questa palette mi piace molto perché ha un gioco di matte ma dei sottotoni molto interessanti secondo me. Ora, vabbè, questi li conosciamo, i crayon di LH Cosmetics, si possono mettere dappertutto, labbra, occhi, dove volete, e questo è un bel verdone, ma io piglio un po' di nero dalla palette e lo miscelo con un po' di ottaneo della palette di Lisa Eldridge, perché ha come un verdone molto molto scuro, e lo uso per diffondere la matita. Ora prendo la Sleek Waterline Eye Pencil di Melt nel colore Olive, che in realtà non è oliva, è come un nude medio scuro senape con sottotono verdastro, bellissimo, e la metto nella rima interna, cioè la bellezza di questa matita, mi piace tantissimo personalmente, perché volevo tenere la rima inferiore libera dal verde per giocare un po' con più colori e invece fare un degradé di marroni. Quindi adesso prendo Mocaccino, che è il marrone scuro che abbiamo usato prima nella piega, e lo uso per diffondere la parte bassa sotto alla matita. Questa matita nella rima interna secondo me è spettacolare. E poi un po' di nero, giusto per poco poco, per scurire un po' il marrone. Dopodiché prendiamo il senape iniziale e diffondiamo i bordi in modo che abbassiamo un po' la sfumatura e non lasciamo linee troppo nette. Vi dico che gli ombretti metallici di Lisa mi hanno fatto un po' di fallout, però l'ho rimosso piuttosto facilmente con un pennello, però ve lo segnalo. Ora prendo questa meraviglia, sperando che non venga fuori troppo lilla, perché è un duochrome, in quanto volevo metterlo all'angolo interno. No, perfetto, la base lilla non si vede, senza una base grassa sotto, viene questa base incolore praticamente con riflessi verde acido. Questi sono ombretti che hanno una foglia grossa, infatti sono non facilissimi da prelevare col pennello, cioè diciamo che si possono tranquillamente prelevare col pennello, ma il payoff maggiore lo avrete sempre con le dita, ma io in generale sapete che amo mettere i metallici con le dita, a gusto mio personale. Devo dire che questo trucco mi piace molto. E adesso secondo me ci vuole un pizzico di eyeliner, proprio eyeliner all'attaccatura delle ciglia, quindi noi ce lo mettiamo, anzi prendo un po' di Vega prima, voglio fare la rima interna bicolore, quindi vado a mettere il verdone nella seconda metà dell'occhio, voilà, in modo che sarà circa metà senape e l'altra metà verde. Mi piacciono molto le rime interne bicolore. Poi andiamo avanti, ho comprato un eyeliner nuovo perché ho visto delle recensioni che ne parlavano splendidamente, cioè quello, il Power Ink Liner di Viv, pennellino in setola, e sapete che io adoro quello di Huda Beauty, però lo voglio provare perché dicono sia nerissimo, wow, nerissimo davvero, molto molto scrivente, molto liquido. Permette di fare una riga veramente sottilissima, cioè sono attaccatura qua all'inizio, cioè più sottile di così si muore. Bello. Molto, molto valido. Ora vado a scurire la rima interna superiore, così provo la nuova Infinity Longwear Eyeliner di Milk, e vi dico che l'eyeliner di Viv, almeno primo utilizzo, fighissimo, scriventissimo e facile da mettere. Non tutti gli eyeliner sono facili da mettere, qui purtroppo ho spanciato un po' io perché a volte l'eyeliner si sbaglia, ragazzi. Molto scrivente anche questa matita nera. Devo sfumare meglio l'attaccatura perché non mi piace troppo netta. Dove ho messo il pennello nero? Qua. Ora riprendo il verde petrolio della palette di Lisa, che tra l'altro ha una texture soft matte che ricorda quelle di Natasha, che piacciono a me, e vado a diffondere praticamente e mi allargo sulla sfumatura dell'eyeliner liquido in questo modo, così gioco anche con l'ottaneo, così
volevo usare anche questa perché questa è una palette low cost spettacolare, è di Revolution e si chiama Ultimate Light, cioè guardate tipo questo colore che a me fa impazzire, ma stiamo scherzando, siamo seri, guardate questo che si chiama Diva, i metallici sembrano metallo sciolto, guardate Treasure, sembra quello nella nuova Huda Beauty, guardate che roba. Questa palette credo che sia una delle più belle che Revolution abbia mai fatto, soprattutto i metallici. Vabbè, non potevo usare tutto oggi, però ve la segnalo perché è veramente molto 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 bella. Ok, andiamo avanti. Abbiamo un nuovo mascara low cost da provare che le descrizioni sembrano top. Si chiama, è di Lotte London ed è il Super Fake False Lash Effect Mascara. 12 ore di durata, 90% lunghezza, thicker, wide awake look effect, cioè praticamente ti fa anche il caffè in teoria. Scovolini nell'astomero, micro dentellatura, direi anche uno scovolino medio piccolo. E niente, proviamolo. Questo non l'ho mai provato. Prima volta. Allora, ha un grip incredibile sulle ciglia, ovviamente data la micro dentellatura. Tuttavia, io che ho le ciglia corte e un po' tozze, vi dico già che te le aggrappa. Cioè, vedete, ha già fatto... Ma ovviamente con questa micro dentellatura e la formula densa è ovvio che non riesca molto a pettinarla e a pettinarle e a dare lunghezza. Tuttavia l'effetto drama è immediato perché ho appena iniziato a metterlo e già... Cioè, guardate che roba. Appena sfiorate le ciglia... Secondo me questo mascara, se avete le ciglia medio lunghe o lunghe, volate via. No, l'effetto è comunque molto bello, cioè niente da dire, vabbè, lo metto anche nell'altro occhio e torno. Sto volando verso l'infinito e oltre. Allora, è vero tutto quello che vi ho detto all'inizio, ma se invece che zigzagare spingete bene le ciglia dentro lo scovolino, vi fa un effetto spettacolare. Questo mascara è decisamente uno dei migliori che ho provato negli ultimi mesi, così, prima applicazione, e tra l'altro è anche low cost, fantastico. Ne metto appena nella parte dove c'è la matita ottanio, quindi quella dove voglio dare intensità, cioè la seconda parte dell'occhio, appena appena. Mamma mia, questo mascara è una potenza. Volo. Vi ho trovato anche dei prodotti labbra che poi vediamo low cost. Ok, passiamo al viso e qua una notizia, bomba. Allora, chi si ricorda questo profumo? Che io amo alla follia. Questo è un profumo di Nick che si chiama Zarco ed è il Molecule 23438. Quel profumo fatto per... che esalta al massimo il profumo di te. Un profumo che serve proprio per esaltare il tuo profumo naturale. Per me questo profumo ha un livello di sensualità incredibile. Sa il contempo... di pulito, di dolce, di sensuale, ma di te. Io lo adoro, veramente. Beh, la Maison Zarco ha mica fatto la linea di make-up Zarco Beauty by Oli. Io ho già comprato il gloss e il mascara, ma oggi non li proveremo. Il pezzo forte del lancio è la palette viso, Highlight and Contour Palette. Ora, è per me un po' bulky, ma assolutamente bellissima. Poi io amo le polveri cotte. Lo specchio è gigantesco. Ora, il design è Jaclyn Hill, ok? Jaclyn Hill è uscita con la stessa identica palette in argento, però con i suoi illuminanti e il logo qui. Cioè, il layout è identico a livello packaging. Questa però è molto lussuosa, molto pesante. Non ricordo il peso specifico di quella di Jaclyn. Però qui abbiamo due illuminanti cotto, uno più... pescato chiaro, uno più champagne dorato e due bronzer, uno un po' più caldo, uno un po' più freddo, e sto volando all'idea di provarla, quindi proviamola. La felicità. Ok, ora prendiamo il mio pennello, parto con la polvere calda, cioè da bronzer, sfarina un minimo ma le polveri cotte normale, praticamente si sfuma da sola. Questa è una polvere in autosfumatura. Cioè, ve lo giuro, non so se in camera renda, ma l'appoggi sul viso e si diffonde da sola. Le gioie della vita. Non userò la polvere da quella più fredda perché in realtà ho trovato una polvere da contouring low cost che sembra spettacolare, quindi proveremo quella. Però intanto vi posso dire che la polvere matte, quindi la parte bronzer, è veramente meravigliosa. Cioè, guardate, non devi neanche sfumarla, si sfuma da sola.
La polvere invece low cost che ho trovato è di Evelyn Cosmetics e si chiama Feel the Bronze Bronzing and Contouring Powder nel colore 01. Solo che è molto fredda da vedere, cioè molto fredda, no? Neutro fredda che tende al freddo. Com'è cremosa, bella fredda. E quindi, visto che è da un po' che cerco, me lo chiedete spesso, Giulia, una polvere da contouring low cost, questa qua ha una cremosità che sembra wow, molto bella questa qua. Anche qua, molto cremosa, molto sfumabile, non è un bronzer, non sono d'accordo con il claim bronzing, questa è a tutti gli effetti una polvere da contouring, tuttavia è una polvere da contouring molto cremosa, come piacciono a me. Sapete che io amo molto le polveri da contouring non grigie e ben sfumabili, soprattutto quando fai layering con una polvere calda per diffondere le ombre, ma guardate che bella profondità da... Sapevo di aver trovato una cosa bella. Ora, ovviamente poi useremo gli illuminanti, ma proviamo un blush. E questo è uno dei blush di Natale di Pat McGrath. È uscita con le palette viso, 4 blush illuminanti, le ho prese tutte e due. Tuttavia, questo è uscito come singolo da solo e fa parte dei suoi blush. Questo qua si chiama Skin Fetish Divine Blush nel colore Nude Venus 2. E dato che è un colore che da vedere è meraviglioso con un design spettacolare, provo lui, perché se notate è un blush leggermente satinato, pesca, rosato, nude, sembra veramente il classico blush che sta bene a tutti per sempre, e quindi provo lui e lo proviamo insieme. Tra l'altro, anche se fai un po' di pressione non si rovina il disegno, almeno all'inizio, cosa che personalmente apprezzo. Che bello, che bello, che bello. Sapete che io adoro i blush di Pat. Bellissimo colore, molto molto facile da abbinare perché è un nude pesca rosato, quindi sta bene veramente con tutto praticamente. Proviamo l'illuminante di Zarco e io direi questo qua, no, facciamo un mix, dai. Boom. Super intenso, meraviglioso. Io adoro le polveri cotte, non ci posso fare niente, perché sono molto fusionali sul viso, ma non texturizzanti come una polvere ad esempio H2O o una perla pressata in acqua. Molto bello. Questa palette viso mi piace da 1 a 10 mille. Se la facessero di blush con questa texture. Please, Darko, please. No, non è questo il pennello con cui ho messo il blush. È questo, sapete che io cerco sempre di far fondere poi l'illuminante col blush. Ok, labbra, e qui abbiamo una cosa low cost, una cosa high end, un prodotto super virale. Questi di Hourglass, cioè, sono virali fino all'inverosimile, quindi non potevamo non provarli. Partiamo da loro e poi vi faccio vedere una cosa che sembra promettere molto bene. Ok, allora, Hourglass è uscita con i Phantom Volumizing Glossy Balm. Io ho preso la confezione con 2 colori. E su TikTok stanno facendo impazzire tutti, super virali, e mi ricordano un po' i miei adorati, come concept, i miei adorati di Tarte, che saranno anche nei top dell'anno, ne ho parlato un milione di volte, li amo, li adoro. Comunque, prendiamo uno specchio e vediamo quale colore dei due può star bene. Dunque, questo è il colore 180 Rose, non rosa, R-O-U-S-E, sembra scuro, vediamo. Stupendi, sembrano glassati come le torte. Oh, bellissimi, è una formula gelificata. Ne compro altro. Questo colore poi è bellissimo. Sono come dei glossing stick, ma super gelificati anche. Un nude. No, io qui sono senza parole. Ho raggiunto il livello del senza parole. Era da un po', ammetto, che Hourglass non facesse un prodotto che mi lasciava veramente senza parole. Questo mi lascia senza parole. Dovreste sentire come un gel. Immaginatevi un super gelificato di acido ialuronico che ti fa le labbra come uno specchio, ma per niente appiccicoso. E adesso ho capito perché è virale. Ah, non vi ho detto il nome del colore. Questo è Sleep 125. Wow, sto volando. Questi sono belli davvero. Ok, adesso proviamo il super kit low cost, perché promette molto bene, credetemi, anche lui.
Allora, si chiama Revolution per The Plastic Boy Gary Thompson ed è hazelnut macchiato e contiene un gloss, un rossetto, una matita. Proviamo subito il gloss. Sa di cioccolata in tazza, ve lo giuro. Cioccolata alla nocciola in tazza, libidine. Ah, io, ok, lo so che non sono per tutti, ma io questi colori marroncini un po' tristi a me piacciono molto. Però più nei rossetti che nei gloss. Tuttavia, non è troppo pigmentato, il che è una nota di merito. Vi dà questa allure di labbra calde nocciolate che personalmente mi piacciono molto. Questo è un po' più spesso, non è un gloss di quelli proprio acquosi o olio. Ha una sua consistenza ma non è appiccicoso. E il colore secondo me è bellissimo. Poi abbiamo la matita che sembra scurissima, speriamo non la sia. No, non la è. Bellissima, però è un po' dura, ve lo dico. Però il colore è bellissimo. No, è... Ah, sembra molto scuro. Però sulle mie labbra ho le labbra un po' pigmentate, si traduce come un colore medio di intensità. L'unica cosa è che è graffia, è troppo dura. Per i miei gusti. Non trovo neanche che abbia una pigmentazione super omogenea. No, questo prodotto non mi fa impazzire. Però vabbè, cioè in un kit di tre prodotti, se anche la matita non è top, me ne faccio una ragione. E questo è il lipstick hazelnut macchiato, vediamolo. Cioè, già il bullet mi urla cioccolato, proviamo. Bellissima texture, sembra un rossetto lussuoso. Bellissimo colore, devo dire. Bullet super scorrevole. Bellissimo colore. Questo anche col suo gloss uno sopra l'altro secondo me è molto bello. Ora la matita è messa malissimo perché mi graffiava, però fate finta di non notare il problema della matita. Matita a parte, secondo me è molto bello, anche se dopo aver provato Hourglass fa meno, ha meno il wow factor, ma perché mi sono innamorata della formula. Però è un bel prodotto. Concludo con un prodotto per settare il trucco che in realtà non è una novità, è una novità al packaging. Per un'idea regalo secondo me è troppo simpatico, ok? È il Pixi per Hello Kitty Make Up Fixing Spray. Sapete che questo è il classico setting spray in gamma Pixi. Io non lo adoro, cioè non trovo prolunghi la durata del make up, lo trovo come un fix plus in un certo senso. Però questo ha la testa di Hello Kitty, è uscita tutta la collezione Hello Kitty, per cui ve lo segnalo. Sa di rosa? No, bah, non lo so. Comunque, sì, questo lo prendi forse più per il packaging che per il resto. Non mi sento bagnato da questo lato. A little bit aggressive, but that's okay. Ok, cosa dire? A parte che il trucco mi piace moltissimo, abbiamo secondo me dei gran vincitori, tipo la polvere da contouring, la palette viso di Zarco, spettacolare, l'ombretto liquido oliva, il mascara low cost di Lotti, bellissimo, Hourglass, cioè di gran sole non ne abbiamo trovate, a parte la matita là perché... Però devo dire che sono molto contenta. Bene, sono contenta di essermi truccata on camera con voi invece che averlo fatto da sola. Se il video vi è piaciuto e se volete altri video così, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, perché per me è importante fare i video che a voi piacciono. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale. Vi voglio bene, un bacione.